Questa mattina, in concomitanza con la visita pastorale alle Fiamme Gialle della città e della provincia di Teramo da parte dell'ordinario militare per l'Italia, Monsignor Santo Marcianò, il piazzale interno della caserma della Guardia di Finanza è stato intitolato, con una solenne cerimonia, al finanziere tecnico soccorso alpino Giulio Alberto Pacchione, scomparso il 17 agosto 2023 a soli 28 anni durante un'attività di servizio a Tarvisio, in provincia di Udine. Nella sua grande professionalità, purtroppo, ha dato anche la vita. Sì, è stata una tragica fatalità, non attribuibile assolutamente a un suo errore, non è attribuibile a niente. È venuta giù questa frana ben lontani da dove loro si trovavano, quindi sono stati investiti, non si poteva fare per assolutamente nulla. Questa è stata la ricostruzione dell'accaduto, proprio una fatalità. Però abbiamo voluto comunque onorare un militare che ha espresso nella sua seppur breve vita dei valori positivi, dei valori elevati, dei valori nobili, che prima ancora di un militare sono i valori di una persona autentica, di una persona di spessore che ha votato la sua vita all'assistenza di chi ha più bisogno e per fare questo ha scelto il soccorso alpino della Guardia di Finanza. Una bellissima cerimonia al ricordo di suo figlio. Cosa ha provato in quei momenti? Tanta emozione e la sensazione che Giulio non sarà dimenticato. E poi diciamo, il piacere di vedere ricordato Giulio non come un eroe, ma come un ragazzo dei nostri tempi, un ragazzo che ha dedicato la sua vita a qualcosa di concreto, ma senza fare cose straordinarie, nella quotidianità. E questo gli è stato riconosciuto.